Elezioni in Calabria, Zingaretti apre intese con Movimento 5 Stelle per le regionali, Calabria capofila, il leader del PD detta una nuova linea. Il centrodestra si ricompatta e trova inocchiuto il suo leader naturale. Il suo tour elettorale in Calabria prosegue. Sta per cominciare un nuovo anno scolastico, il dirigente dell'Osservatorio Diritti sui Minori Regione Calabria attenziona sui diritti ai diversabili. Criticità ambientali in molti centri, Gioiosa Ionica, Camocelli, il fai da te da parte degli abitanti residenti locali. Disagi ambientali a Gioia Tauro, sulla spazzatura interviene il sindaco della comunità Aldo Alessio. Medambiente e gli abibongi impegnati nelle pulizie della plastica lungo le strade della vallata dello Stilaro. Bentrovati, giornale di Telemia, cominciamo dalla politica, governo giallorosso certo al governo centrale, ma le proiezioni anche in Calabria. È possibile nella regione un governo Movimento 5 Stelle PD? Ascoltiamo. Quello che fino a qualche giorno fa sembrava fantapolitica invece si sta realizzando. La crisi di governo avrà delle ricadute sui territori ed anche in Calabria, molto probabilmente si farà un'alleanza fra PD 5 Stelle e LeU. La conferma è arrivata ieri dal segretario nazionale del PD Nicola Zingaretti durante la direzione del partito a Montecitorio. Parlando della trattativa sul nuovo governo, ha detto che davanti a noi abbiamo elezioni difficili in regioni diverse, l'Umbria tra poche settimane, poi Calabria, Veneto, Campania, la Toscana e l'Emilia-Romagna, appuntamenti fondamentali che dovremo affrontare stringendoci accanto a chi li combatterà in prima fila. Dobbiamo fare ogni sforzo per costruire in ciascuna di queste realtà l'offerta politica e programmatica più credibile, anche naturalmente sul versante di alleanze che il nuovo quadro politico potrà favorire, ma che comunque andranno verificate e costruite sempre sul primato di valori e programmi condivisi. Certo, bisogna vedere cosa ne pensano i 5 Stelle calabresi. La sensazione è che il partito anche in Calabria sia spaccato in due. L'europarlamentare Laura Ferrara, ad esempio, ha dichiarato che un accordo con il PD calabrese è come mischiare il diavolo con l'acqua santa. La senatrice Silvia Vono, invece, si è mostrata più possibilista. Non essendo chiaro come avvengono le decisioni all'interno del movimento, è possibile quindi di tutto. Chi invece ne sembra certo sono appunto gli antagonisti interni del governatore, che lo agitano addirittura come argomento per negare una seconda chance a Mario Oliverio. Questi non si dà affatto per vinto e continua a girare la Calabria in un vero e proprio tour elettorale. Ogni sera lancia una bordata pesante anche verso il suo partito, il Partito Democratico, al punto che i retroscenisti pensano ad una frattura definitiva fra le parti. Si fa sempre più un gran parlare di primarie in Calabria, favorevoli, contrari. Dal PD arriva la secca bocciatura del commissario Graziano. Mentre il governatore della Calabria, Mario Oliverio, gira lungo e largo la regione, queste immagini si riferiscono all'evento organizzato a Cirò Marina per spiegare quanto fatto in questi anni e sostenere la sua ricandidatura, arriva un'uscita pubblica del commissario regionale del PD. Stefano Graziano, come si legge in un'intervista rilasciata al Quotidiano del Sud, boccia le primarie che lo stesso Oliverio ha a più riprese invocato. Per Graziano darebbero vita ad una conta interna lacerante e potrebbero rappresentare un pericoloso boomerang dagli effetti devastanti. E mentre molti circoli, tanti sindaci, dirigenti di partito, amministratori chiedono di fare le primarie per fare una scelta democratica e dei territori, il PD nazionale, senza tanti giri di parole, boccia dunque la ricandidatura del governatore e non vuol fare neppure le primarie. Invece, sulla necessità delle primarie, tornano alcuni dirigenti del PD della provincia di Crotone. La democrazia si afferma sulla capacità di dialogo e soprattutto di confronto in maniera democratico, sereno e con grande umiltà nell'effettuare alcune scelte. Sostengo l'idea delle primarie, chiaramente primarie che devono essere svolte secondo le regole democratiche, che diano la possibilità ai cittadini di poter scegliere
chi effettivamente li deve amministrare. E tutto ciò mi auguro che avverrà con, nell'unità più piena e soprattutto nella responsabilità di ognuno di noi rispetto a quello che è il problema che oggi questo nostro territorio, questa nostra Calabria, in maniera particolare in questo momento la nostra nazione sta vivendo. Il PD è fatto da molti segretari di circolo, quasi la totalità in Calabria, che chiedono una riconferma di Mario Oliverio. Fa notizia di più rispetto a questo invece che alcuni dirigenti vogliono una riproposizione del passato, cioè riunirsi a tavolino per scegliere chissà quale candidato che garantisca chissà chi. Tour elettorale dei leader politici in Calabria, nuova tappa per Occhiuto a Soverato. Prosegue in giro per la Calabria il tour di Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza, che presenta la sua candidatura a governatore della Calabria per il prossimo appuntamento elettorale. Occhiuto ha fatto tappa a Soverato, supportato da dirigenti di Forza Italia, fra tutti i consiglieri regionali Parente e Tallini, ma anche da diversi movimenti civici, di persone insomma che hanno voglia di partecipare. La percezione è che ci sono, è un momento diciamo, di esaltazione del civismo, per cui ci sono tante persone che incontro sui territori che hanno voglia di partecipare ad un progetto politico che a prescindere diciamo, dalle sigle dei partiti. Noi però voglio dire, siamo movimenti inclusivi, cioè la mia è una candidatura che parte appunto da questo progetto politico e da queste idee, coinvolgendo i soggetti che hanno già aderito, che però voglio dire è aperta anche agli altri partiti. Mario Occhiuto ha l'ambizione di essere il candidato del centro-destra e lancia l'invito agli alleati, soprattutto Lega e Fratelli d'Italia, chiedendo un incontro nelle prossime settimane. Io mi auguro che nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, si possa anche definire diciamo, all'interno della coalizione centrodestra un candidato unitario. Vorrei che ci incontrassimo, insomma, che si incontrassero anche i partiti, perché finalmente anche in questo modo si possa arrivare ad una condivisione anche sul nome del candidato. Il candidato di una coalizione viene fuori diciamo, dal ragionamento che si fa insieme agli altri, quindi io mi auguro che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane appunto verrà fuori il candidato che in Calabria dovrebbe essere ed è insomma quello di Forza Italia, perché già da tempo è stato indicato a livello nazionale in una suddivisione, però a prescindere da questo, ripeto, noi abbiamo ribaltato questa sorta di anche di prassi che vige all'interno dei partiti, nel senso che noi stiamo andando sui territori a raccontare le idee, a far capire quello che abbiamo fatto, già abbastanza risaputo, a condividere un progetto, quindi penso che su questo progetto me lo auguro, ma sono convinto di questo, si possono anche aggregare gli altri partiti politici. Su Occhiuto, candidato alla presidenza della regione, non ha dubbi il capogruppo di Forza Italia, Claudio Parente. Lui è uno che rispetto a tanti altri che dicono di fare, ha fatto, questo lo dimostrerà in modo tangibile, così come illustrerà anche i progetti che sono già in una fase avanzatissima di quelli che sono i suoi programmi per la regione. Tra un paio di settimane inizia la scuola e le attenzioni non sono mai sufficienti per i diversabili. Catechizza sotto questo aspetto il garante diritti sui minori Marziale. Non tollero che neppure un bambino con disabilità rimanga senza assistenza scolastica. Sono le parole di Antonio Marziale, garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione. In tal senso, il garante ha già sottoposto all'attenzione dei prefetti delle 5 province calabresi lo stato della situazione, soprattutto con riferimento alle esperienze dello scorso anno, quando si registrarono purtroppo casi di mancate assegnazioni di assistenti educativi o alla comunicazione per bambini aventi diritto a queste figure. Una lesione insopportabile della dignità umana, prima che una forma di gravissima illegittimità, che mi ha spinto, aggiunge Marziale, a scrivere ai rappresentanti del governo in Calabria al fine di attuare e varare un efficace controllo con il mio ufficio, con il compito di monitorare sin dalle primissime giornate dell'imminente avvio del nuovo anno scolastico ogni eventuale situazione che pregiudichi il diritto dei minori disabili e delle loro
loro famiglie, di avere assistenza nell'intraprendere il percorso educativo alla pari con tutti gli altri bambini. Ho invitato i prefetti calabresi a voler predisporre con i mezzi e le procedure previste gli opportuni controlli, fidando nella collaborazione degli uffici scolastici provinciali e regionali territoriali affinché, conclude Marziale, non un solo bambino disabile resti fuori dal circuito scolastico ed educativo per come previsto dalla legge e dallo spirito di inclusività proprio della scuola. Fine estate, ovunque emergenze e criticità ambientali, ma c'è anche la difficoltà che incontrano alcuni organismi, le difficoltà di Loki d'Ambiente in questo servizio. I comuni non pagano, la società ha difficoltà a corrispondere gli stipendi ai dipendenti e i rifiuti rischiano di restare a lungo nelle strade di diversi comuni. E lo scenario che vede protagonista la Locri d'Ambiente, la società con sede a Salerno, che nei giorni scorsi aveva denunciato pubblicamente che la situazione debitoria dei comuni ammonta ad oltre 2 milioni e mezzo di euro, ai quali si devono aggiungere gli interessi di mora. Intanto sindacati e lavoratori sono sul piede di guerra, siamo alle solite, se il comune mi paga, io pago i lavoratori, adesso non se ne può più, afferma il segretario provinciale Fiadel Giuseppe Triglia. Basta ricordare che circa 5 mesi fa sono state avviate le procedure di raffreddamento per mancati e reiterati pagamenti di mensilità arretrate e solo dopo azioni di sciopero, lo scorso giugno, la situazione degli stipendi sembrava che si fosse appianata. Purtroppo non è stato così. Per l'ennesima volta la Fiadel ha avviato la procedura per lo stato di agitazione in risposta ai continui e sistematici mancati impegni della società Locri d'Ambiente. Gli operai, nonostante le mille difficoltà e non solo economiche, hanno sempre lavorato con dedizione, senso del dovere e spirito di sacrificio, ma adesso hanno portato allo stremo loro e le famiglie. La rabbia lascia posto alla delusione e alla disperazione che li sta lentamente demolendo sia economicamente che mentalmente. Oggi siamo punto ed a capo con il mancato pagamento della mensilità di giugno, luglio e quattordicesima. Una settimana fa la stessa procedura è stata avviata presso la società VRM SPA per gli stessi problemi. Questo ennesimo atto di forza che la scrivente sta attuando è la riprova che c'è qualcosa nel sistema che non funziona. Auspichiamo in un cambiamento di rotta da parte della società. Diversamente sarà un autunno alquanto grigio sia per i lavoratori e le loro famiglie, con ricaduta sulla popolazione, conclude Triglia. Tutto ruota comunque attorno a quei 2 milioni e mezzo di euro non corrisposti dagli enti locali calabresi. Riteniamo che sia sufficiente l'indicazione della cifra, ribadito la società precedentemente, per sottolineare le oggettive difficoltà qui dobbiamo far fronte non più giorno dopo giorno, ma minuto dopo minuto. Andiamo ad Africo, cittadinanza onoraria al rettore dell'Università e Campus di Africo. Sentiremo il sindaco di quella comunità, Francesco Bruzzaniti, e il direttore del polo, Gian Domenico Stilo. Si è svolta ieri l'inaugurazione dell'anno accademico 2019-2020 della sede e campus dell'Università ad Africo. La struttura, che si trova presso l'Istituto Serena Juventus in via provinciale, è diretta dall'avvocato Gian Domenico Stilo. Alla cerimonia ha presenziato il magnifico rettore, il professor Enzio Siviero, al quale è stata conferita la cittadinanza onoraria da parte del comune di Africo. La cosa che mi ha colpito a me personalmente è stato quel modo, quel suo modo di parlare di futuro. Quindi una persona che viene dal nord senza pregiudizi, né su Africa né sulla Calabria, anzi si è dimostrato già di essere innamorato, quindi a primo impatto. Quindi per noi è stato un motivo di orgoglio, la spinta che ha fatto subito, che ha fatto sì che io prendessi da subito la decisione e portassi tutto, portando tutto in consiglio, quindi approvato all'unanimità. Sono queste le persone che possono essere per noi degli ambasciatori, diciamo, degli ambasciatori di quella che è realmente la Calabria, di quelli che sono i nostri paesi, le nostre comunità e di quello che è la gente. E quanto è importante l'università per Africo?
ma l'università naturalmente per Africo riveste un ruolo centrale, fondamentale, importantissimo, ma io dico non soltanto per Africo ma anche per l'intera Locride. Noi oggi, come giustamente dicevi prima, qualcuno diceva che era un evento storico, io dico che oggi è stato un doppio evento storico. Il primo evento storico naturalmente è l'inaugurazione di un anno accademico ad Africo che sembrava quasi un'utopia. Ad arricchire questa inaugurazione dell'anno accademico, che è un segno tangibile quindi della vicinanza dell'istituzione universitaria nei confronti della nostra sede, e la presenza del magnifico rettore della nostra università. E a dimostrazione ancora di più che ormai si è creato una vera e propria sinergia il comune di Africo con il sindaco e tutta la giunta e quindi il consiglio comunale, proprio per ringraziare il magnifico rettore per quanto si è battuto affinché ci fosse una sede qui ad Africo, gli ha conferito la cittadinanza onoraria. Quindi siamo stati di fronte a un doppio evento storico. Verranno dati durante questa manifestazione che ci sarà dei numeri, ce ne vuoi anticipare qualcuno? Ma se li anticipo si perde poi il piacere di vederli successivamente. Comunque sono veramente dei numeri importantissimi, fanno capire il trend che ormai è sempre in crescita della nostra università su scala nazionale e permettetemi di dirlo, anche su scala locale. Evidentemente il lavoro che viene svolto con tanta passione, soprattutto serietà e speriamo anche con professionalità, sta iniziando a dare i propri frutti. Rettore, anzi magnifico rettore, professore, architetto, ingegnere, quante vite ha vissuto professore Enzo Siviero? Ma non le ho contate, ma penso che non le posso contare perché ne avrò davanti almeno altre 6-7. Quindi, come dire, sono un diversamente giovane, uno spirito esuberante. Per fortuna sto bene fisicamente, la testa ancora mi tiene, forse anche più di quanto io potessi immaginare. Ho tre quarti di secolo, ne vorrei vivere altri 25, insomma, se posso arrivare a 100 anni, visto che poi, essendo architetto, gli architetti vivono più degli ingegneri. Io ho visto che Pei è morto per più di 100 anni, Di Maia più di 100 anni, come io mi sento progettista architetto, a questo punto mi aspetto un allungamento della mia vita. Il comune di Africo le ha appena conferito la cittadinanza onoraria, quindi lei oggi è un africese a tutti gli effetti. Si aprirà ai campus l'anno accademico in questa struttura che lei vorrebbe trasformare in una sorta di ateneo, anzi proprio in un ateneo della Locride. Domani sarà la due giorni ad Africo Antico, organizzato dalla regione. Come ci è finito? Qui lei che è del nord. Sì, io sono del nord, però da sempre il mio cuore batte a sud. E batte a sud, faccio anche una battuta, io sarei un fautore del regno delle tre Sicilie, prenderei il Veneto, lo attaccherei al sud, perché secondo me i veneti sono molto più vicini ai calabresi e ai siciliani di quanto si possa immaginare. Sono finito qui grazie a una certa Antonella Italiano che mi sta intervistando in questo momento, mia allieva che mi ha chiesto la tesi di laurea, su un ponte ovviamente. Ma l'abbiamo impostata non solamente come un ponte fisico, ma soprattutto come un ponte tra i luoghi, tra le persone, guardando al futuro, e questo è l'elemento principale. Io penso che la Calabria sia un luogo magico, un luogo dove c'è ancora molto da fare, e possibilmente, per quanto mi riguarda, cercherò di fare tutto quello che è nelle mie possibilità per aiutare questo paese a evolversi. Credo che la presenza del polo didattico e campus qui ad Africo sia fondamentale, tant'è che abbiamo lanciato un'idea di costituire una specie di nucleo dal quale partire per fare poi nel tempo un ateneo della Locride che sia diverso dagli altri, aperto verso l'esterno, probabilmente con una vocazione mediterranea che è quella che serve a tutti, per far capire che la Calabria ha una storia. L'ha avuta importante, ha un presente difficile, probabilmente non solamente per colpa dei calabresi ma anche per un modo di fare politica che io personalmente non condivido, ma penso che il futuro passi da qui. Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
Geotravel, l'agenzia viaggi e vacanze del gruppo Geotravel Network. Dal semplice biglietto aereo, bus, treno, al resort più esclusivo, alle crociere più intriganti. Gira il mondo con Full Travel Service. Full Travel è anche servizio navetta da e per gli aeroporti e stazioni. Noleggio auto, moto e minibus. Full Travel, in via Cesare Battisti a Siderno. E da oggi anche al centro commerciale La Gru. Ma ci trovi anche su fulltravelservice.it e sui social. Full Travel Service. In viaggio con i tuoi desideri. Scali Arredamenti di Gioiosa Ionica ha inaugurato il nuovo showroom Scavolini. Oltre 400 metri quadri di esposizione di arredi, il più grande del sud Italia. Vieni a visitarci in via delle Rimembranze a Gioiosa Ionica, ad un minuto dalla superstrada Ionio Tirreno. E Campus Università, polo di studio e sede d'esame, Istituto Serena Juventus. Scegli un nuovo modo di studiare innovativo ed efficace. Facoltà di Giurisprudenza, Servizi Giuridici per l'Impresa, Scienze Politiche e Sociali, Scienze della Comunicazione, Giurisprudenza. Facoltà di Economia e Commercio, Psicoeconomia, Startup d'Impresa, Scienze Economiche. Facoltà di Lettere, Letteratura, Arte, Musica e Spettacolo, Lingue e Letterature Straniere, Design e Discipline della Moda, Lingue e Letterature Moderne e Traduzione Interculturale, Letteratura, Lingua e Cultura Italiana. Facoltà di Ingegneria, Ingegneria Industriale, Ingegneria Civile e Ambientale, Ingegneria Informatica e dell'Automazione, Facoltà di Psicologia e Scienze e Tecniche Psicologiche, Scienze dell'Educazione e della Formazione, Scienze dell'Attività Motorie e Sportive, Scienze Pedagogiche, Psicologia, Scienze dell'Esercizio Fisico per il Benessere e la Salute, Scienze Biologiche e Campus Università. Polo di studio e sede d'esame, Istituto Serena Juventus, Africo Nuovo. Centro medico, gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela. A Locri, la nuova struttura realizzata in veste moderna e secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. È centro di eccellenza in endoscopia, dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione all'avanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocolonoscopia, polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione. Inoltre, endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia, ago aspirato, eco color Doppler. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela, via provinciale, contrada riposo, a Locri, la scienza medica al servizio del paziente. Sui problemi ambientali, lo smaltimento dei rifiuti a Gioia Tauro interviene il sindaco di quella comunità, Aldo Alessio. Gioia Tauro sta attraversando una serie di problematicità riguardo alla raccolta dei rifiuti, una serie di circostanze che hanno provocato un rallentamento del meccanismo di raccolta di cui il sindaco Aldo Alessio ne è consapevole e che racconta le tante difficoltà che il comune sta attraversando in questo settore. Ma è altrettanto vero che il primo cittadino ha le idee chiare come uscirne dall'emergenza rifiuti e puntare alla differenziata nel più breve tempo possibile. Noi abbiamo avuto difficoltà in questo periodo a raccogliere i rifiuti per alcune circostanze, ad esempio è aumentato il numero degli abitanti nel periodo di Ferragosto e quindi c'è stato un aumento di produzione della nettezza urbana. Abbiamo avuto anche dei giorni di fermo festivi tipo Ferragosto, Sant'Ippolito e la domenica successiva e quindi ci siamo trovati con tre fermi nella stessa settimana. Abbiamo avuto qualche operaio in ferie e qualche operaio che si è messo in malattia o comunque ammalato.
In ultimo, uno dei compattatori si è guastato e quindi l'abbiamo dovuto mandare alla riparazione e siamo rimasti con solo 3 vasche. Intanto precisiamo che i mezzi che stiamo utilizzando per la raccolta sono tutti mezzi a noleggio, 3 vasche e un compattatore, che ci costano 12.000 euro al mese, e io voglio uscire fuori anche da questa emergenza di noleggio. Le difficoltà dell'ente sono notorie, quelle del disavanzo comunale, quindi del dissesto, non c'è una liquidità di cassa che oggi ci possa consentire di avere altri mezzi. Abbiamo espletato una gara di acquisto per 8 vasche e si è chiusa per la seconda volta senza nessuna offerta da parte delle imprese. Stiamo cercando di capire per quale motivo non hanno partecipato, per riproporre ancora la gara per l'ennesima volta. Noi contiamo già entro la prossima settimana di normalizzare il sistema di raccolta e di poter poi incominciare a settembre a discutere anche su come iniziare la raccolta differenziata. Il problema mio è quello di organizzare un sistema ben strutturato che deve durare nel tempo, altrimenti rischio semplicemente di vendere fumo dicendo iniziamo domani la raccolta differenziata e poi, come dire, diventa indifferenziata nel momento della consegna a chi lo dovremmo conferire. Io sono fiducioso perché, a parte questa fase di difficoltà che non nascondo e non posso sottacere, perché realmente abbiamo avuto una città invasa di spazzatura, è stata una situazione eccezionale che contiamo di superare nel giro di qualche settimana e poi riprenderemo il nostro cammino per strutturare bene il servizio, acquistare i mezzi di proprietà comunale e dare il miglior servizio di raccolta della spazzatura possibile in questa città. La comunità di Camoscelli protesta energicamente a Santa Ragione per la montagna di rifiuti accumulata in un anno e stigmatizzano il comportamento di chi abusivamente di notte va a scaricare nel loro territorio, peggiorando la situazione. Informati i commissari, i carabinieri e l'azienda incaricata della raccolta rifiuti. Durante la notte c'è stata una parziale rimozione che però non tranquillizza del tutto i cittadini. Signore e signori, vi dico una cosa che non si dice mai. Sono di 102 anni passati già. E che si cosa a Camoscelli Superiore non si hanno visto mai. Mai al mondo di Dio. Ma vediamo se possiamo fare pure un sentimento a messa davanti alla chiesa con questo odore che dovevamo caso po' a ponte a noi. Se non piglia il provvedimento comune, vediamo che dobbiamo facciamo, se noi andiamo in America e parliamo in America e andiamo tutti gli altri. Come andiamo a resistere, cara Camoscelli Superiore, con questo odore che dobbiamo fare? Vergogna del comune nostro, vergogna. E sono 102 anni e queste cose non si vissero mai al mondo del Dio, mai, mai. Non so ciò che mi dico ciò, caro. Non mi chiedo manco parlo. Vi prego, carissimi amici e superiori nostri del comune di Marina di Gioiosa Ionica, sia se sindaco, sia se nei commissari, di pigliare provvedimenti al più presto, che se no non si può campare più. A Camoscelli Superiore cominciamo a fare gli scioperi e vediamo che succede presto. Se mi parole, carissimi amici, vorremmo vi scrivete. Sono giornali molto pubblicati, che ognuno lo guarda e dopo dice, nome di 100 anni dice la verità. Sogni 100 anni passati, ma anni di chi ha leggi antichi, non anni che si vuole. Credo solo sia assurdo che si debba vivere una situazione del genere. Gente che paga le tasse. Penso abbia diritto ad un minimo di rispetto. C'è gente che sta male e deve respirare quest'aria. Ci sono persone anziane, ci sono bambini. Io chiedo solo collaborazione, chiedo solo che ci sia qualcuno che si renda conto che non possiamo più vivere questa situazione. Signore del comune, ascoltateci a noi, ma voi ve ne fregate poco. Perché siamo in condizioni critiche, tutto Camoscelli, a parte non solo Camoscelli, ma tutta la zona, tutto il comune, da tutte le parti, si vedono delle rifiute, delle porcherie, delle cose che non possiamo più collaborare. Noi paghiamo le tasse, ma voi ci mettete sotto i piedi.
Queste sono cose in disordine. A tutti noi altri cittadini ci obbligate a pagare e non deve scadere la rata, perché se scadisce da un giorno voi la raddoppiate. Però l'immondizia, le sporcizie, tutto quello che venga su sta anni e anni. Qui dove siamo sul posto ci sono sporcizie da un anno che non vengono tolti. Chi è che le deve togliere se noi paghiamo? Le devo togliere io, dove devo portarle? Ve le porto davanti al comune. Se ve le posso portare lì ve le porto, che c'ho un trattore, lo carico e ve le porto lì. Punto e basta. Sapete quello che dovete fare. Prossimamente se non vengono smarrite di qua, vengono subito davanti alla porta del comune. E dico solo che paghiamo i tassi. E vedere questa porcheria in giro non è piacevole, diciamo. Non... La campagna a me mi piace perché è bella, e però vedere queste cose non si sono mai viste. Non... Una situazione che si pigliano malattie, ci fu un po' che il polizia ci fu, che si seppe la situazione. E... qualcosa c'è stato, però non dappertutto, ancora c'è roba qua, vedete, c'è roba da un anno qua messa. Sì, sono stata al comune a segnalare la situazione, due volte dagli impiegati, altre due volte ho parlato con i commissari, mi hanno detto che provvedono subito, però non si è visto nessuno. Un'altra due volte sono andate dai vigili urbani. Hanno telefonato in mia presenza alla Locre d'Ambiente e nessuno si è fatto vedere. Sono andata dai carabinieri, mi hanno detto che ci vuole una denuncia, se no loro non possono intervenire. Non so, hanno fatto una denuncia, però non si è visto nessuno. Sono andato anche con mia figlia e mio genero, mentre mi ritiravo da Messina con le carte di mio marito che ha un tumore. Gliel'ho fatti vedere, mi hanno detto: signora, provvediamo, non vi preoccupate, però non si è visto nessuno. Non lo so, ora che dobbiamo fare? Non lo so. Sono venuti a ritirare, lo sentite a mezzanotte, che sono venuti a ritirare, non lo so, forse hanno capito che c'è qualcosa che non... allora sono venuti a ritirare, però l'ingombrante è qua da un anno. Cercate di provvedere, se no io ancora vado avanti con le denunce, perché mio marito sta male e non può uscire nemmeno a fare una camminata, perché c'è un odore pazzesco. Io ho tutte le carte dal dottore, da Messina, da Modena, da tutte. Se li vogliono vedere io glieli porto, glieli faccio vedere. Io già glieli ho fatti vedere ai carabinieri, perché... Purtroppo va aggiunto un altro tasto dolente. Oltre al fatto che non vengono a ritirare la spazzatura e quant'altro, c'è anche chi di notte, e questo purtroppo è accertato, viene a scaricare, magari residente in altri comuni, oppure nello stesso comune, però non nella stessa frazione, viene a scaricare di notte. Sarà dovuto al fatto che c'è la differenziata, magari alcuni negozianti vengono a scaricare qua. Io non so, io non riesco a capire cosa ci possa essere dietro. Fatto sta che noi stiamo subendo delle ingiustizie, e oltre al fatto che il comune non si interessa a noi, ci sono anche i nostri concittadini che ci vengono contro, è finita. Io spero solo che si risolva questa situazione spiacevole. E noi non siamo una discarica, noi siamo cittadini come tutti gli altri e penso che abbiamo gli stessi diritti e gli stessi doveri, quindi vorremmo essere trattati come gli altri. Spero solo si risolva al più presto e tutto qua, altrimenti, come si è già detto prima, si provvederà e si andrà avanti. Grazie. Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio, nel corso di una ordinaria attività di controllo economico-finanziaria del territorio d'iniziativa, hanno individuato una officina completamente abusiva in cui veniva illecitamente svolta l'attività di meccanico da parte del titolare e successivamente proceduto al sequestro amministrativo delle attrezzature e delle strumentazioni rinvenute al suo interno. Andiamo adesso a Bivongi, Beda Ambiente e IEP Bivongi, impegnati nelle pulizie della plastica lungo le strade della vallata dello Stilaro.
Tempestilaro e Diep Bivongi hanno organizzato un pomeriggio per pulire, rilasciano gli automobilisti buttando dai finestrini plastica e quant'altro. Un percorso che da Bivongi arriva fino a Pazzano quasi. E quindi voi sarete impegnati, sarete in molti, a pulire questa strada. Però ci dovrebbe essere più educazione, perché tanti automobilisti vanno corretti. Allora, i tratti di strada che noi andremo a pulire sono due, dalla Vina sino a Bivongi e poi da Bivongi sino a Pazzano. Una volta che hanno pulito, che la provincia o chi ha pulito dalle sterpaglie, dalla terra, i bordi delle strade, le cunette, rimane uno spettacolo vergognoso e desolante di bottiglie e altro materiale vario buttato dagli incivili, per lo più automobilisti. Ancora non ci rendiamo conto di quanto questo deturpi e avveleni l'ambiente. È brutto per noi che siamo qua, è ancora più brutto per chi viene, per i turisti. Comunque queste cose, oltre ad essere brutte, avvelenano l'ambiente. Io da quando che è stato pulito lungo le cunette, io come gli altri, non vediamo l'ora di levare questa sporcizia, queste cose abbandonate. Ma noi lo facciamo non perché siamo... come dire, operatori ecologici, nel senso, o come si diceva una volta Spazzini, ma per educare. Tutelate l'ambiente praticamente, tutelate l'ambiente. Tuteliamo l'ambiente e insistiamo sull'educazione, perché il nostro compito di ambientalisti è di sensibilizzare la gente, tutta la gente, di non deturpare più l'ambiente, di non avvelenare l'ambiente. Dobbiamo finirla, ormai siamo nel 2019. Poi da Bivongi a Monastarace si vede uno schifo, ultimamente anche nelle curve zona Rosito, io faccio appello ai responsabili, si vedono abbandonate delle buste nere, buste di rifiuti. E allora mettiamoci in testa che questi rifiuti, per sparire da soli, ci vogliono secoli, quindi se noi non li togliamo, li vedremo noi, i figli nostri e i figli dei nostri figli. Smettiamoli di buttare, di essere così leggeri, di buttare roba, di disperdere roba nell'ambiente. Portiamo la roba nei cassonetti, educhiamoci al rispetto dell'ambiente, se no finiremo immersi dalla spazzatura e dal veleno. Poi non lamentiamoci quando ci sono malattie dovute all'inquinamento. Sappiamo oggi quanti casi ci sono di tumori e altre malattie. Ecco Mario, suggeriamo anche un altro pezzo di strada, quello che dalla tettoia di Pazzano parte per Stilo. È impossibile, tutte le sterpaglie che ci sono, se un incivile dovesse buttare anche una cicca, un ciccone di sigarette, potrebbe andare a prendere fuoco. Sì. Quindi è un qualcosa di vergognoso. Sì, le sterpaglie sì, possono essere un problema, però noi non siamo tanto attrezzati a intervenire, diciamo. Noi possiamo solo sollecitare. Vabbè, noi facciamo un appello affinché il bordo strade, affinché la città metropolitana pulisca tutti i bordi strade, tutte le cunette, particolarmente si vedono sterpaglie anche da Pazzano andando verso Stilo. Facciamo anche un invito, oltre che alla città metropolitana, facciamo un invito anche ai sindaci di Bivongi, Pazzano. È vero che Meta Ambiente può intervenire, però sensibilizzare di più anche chi gestisce i nostri comuni. Sì, noi facciamo appello a chi gestisce i comuni, oltre che ai cittadini, perché tutti insieme, ormai tutti insieme, perché questo problema della spazzatura, dell'inquinamento investe proprio tutti, dobbiamo fare tutti la nostra parte. Andiamo ad una celebrazione, un matrimonio tra donne a Gioia Tauro. Lei, signora Picella Giuseppina, intende unirsi civilmente con la signora qui presente Cirillo Pasqualina? E lei, signora Cirillo Pasqualina, intende unirsi civilmente con la signora qui presente Picella Pasqualina? No, Giuseppina, Pina sì. Prima unione civile a Gioia Tauro tra due persone dello stesso sesso.
due donne, Pina Picella, 29 anni, e Lina Cirillo, 40 anni, con tre figlie alle spalle, entrambe campane, precisamente di Castellammare di Stabia e Pomigliano d'Arco, trasferitesi entrambe nella città della Piana 9 mesi fa. Le due hanno coronato il loro sogno d'amore circondato dall'affetto dei parenti e dei tanti gioiesi che ieri hanno riempito la sala consiliare del comune. A celebrare il rito civile nel pomeriggio di ieri è lo stesso sindaco Aldo Alessio, che esordisce in modo diretto a sancire l'unione dei sentimenti tra le due donne. Quando due persone si vogliono bene, possono e devono stare insieme, dice. E poi la citazione della poetessa dell'antica Grecia Saffo, nata circa 2500 anni fa nell'isola di Lesbo, elogiando le virtù libertarie della cultura ellenistica che nel VI secolo avanti Cristo era già avanti come mentalità, quella aperta che è presente anche a Gioia Tauro e che il sindaco Alessio esalta. Secondo me è un fatto di ordinaria amministrazione, perché bisogna avere un po' la mente aperta. Già 2500 anni fa i greci facevano di questi riti e non era un problema per nessuno, quindi abbiamo molto da apprendere dalla cultura e dall'antica Grecia. Quindi mi sento un po' emozionato per, come dire, la pubblicità di questa situazione, ma se no per me è un fatto ordinario. Già nel 95, quando sono stato eletto la prima volta, se a quei tempi fossero stati maturi anche per queste unioni civili, l'avrei fatto senza problemi. E beh, è chiaro, con questa cerimonia di oggi segniamo un passaggio storico a Gioia Tauro, perché è la prima unione civile che celebriamo. La città non poteva non fare passi in avanti, perché la città è una città umana. E ieri, nel primo matrimonio civile a Gioia Tauro, non è mancato nulla della tradizione, dall'entusiasmo dei presenti all'emozione, la commozione, al bacio, al lancio del riso e poi il classico ricevimento nuziale. Insomma, tutti gli ingredienti per sancire un amore tra due donne. A nome mio e di Pina, grazie Gioia Tauro, grazie Gioia Tauro. Ma non solo per me, per tutta la comunità che ha partecipato e ci ha dato un gran sostegno e ce lo sta facendo ancora. Tutto Gioia Tauro. Non si può dire che ci sono stati contro, però si sono ammorbiditi. Tutta Gioia Tauro è con noi. Pazzano, ora evento Sublimi Versi di poesia dedicato a Giuseppe Coniglio e Ada Saffo Sapere. Nel Museo delle Miniere, per il primo reading di poesia all'insegna della poesia dialettale e lingua. Sì, abbiamo voluto quest'anno dedicare una serata alla poesia. Quando, mi sembra nel mese di marzo, ci siamo riuniti tutte le associazioni per decidere le serate estive, il programma estivo, e mi hanno proposto di dedicare una serata, di organizzare una serata dedicata appunto alla poesia, e io subito mi sono messa all'opera, diciamo, perché è una cosa che sento da molto tempo e ultimamente pure sto vivendo con delle esperienze particolari partecipando a concorsi. Così ho deciso di... Un'idea che mi è venuta è stata quella di dedicare il primo reading di poesie a due dei nostri poeti che hanno fatto la storia della poesia a Pazzano. Giuseppe Coniglio, il poeta dialettale, e Ada Saffo Sapere, la nostra poetessa in lingua. È stata una bella, diciamo, una bella serata, molto riuscita, molto partecipata e che dire, siamo stati tutti felici e abbiamo vissuto delle ore piacevoli in compagnia di tanti poeti che hanno accolto il nostro invito, soprattutto per via telematica. Abbiamo postato su internet, su Facebook la notizia e molti hanno aderito a questa nostra iniziativa. Diciamo, c'è stato un pubblico molto attento, molto devoto, educato al silenzio e all'ascolto. Ci sarà un altro l'anno prossimo? Diciamo che l'idea è quella di continuare, vista la partecipazione di quest'anno.
E chissà, forse è probabile pure che faremo un vero e proprio concorso di poesia con tanto di giuria e con tanti pure premi e quindi una bella graduatoria e sì, ci sarà. Io sono positiva, ci tengo e soprattutto vedo che tutti noi che abbiamo organizzato qualcosa siamo positivi a far sì che Pazzano continui durante il periodo estivo ad offrire a chi viene, ai nostri paesani che ritornano e anche per noi che ci viviamo tutto l'anno di vivere insieme un'estate sia all'insegna della cultura che del divertimento. Ben 15 poeti in lingua dialettale si sono radunati a Pazzano presso il Museo Minerario in una serata bella e indimenticabile il 3 di agosto di questo anno 2019. Che dire, c'è stata una gara di sentimenti, di immagini, di belle figure che hanno intrattenuto piacevolmente un pubblico interessato, attento, silenzioso e che alla fine della manifestazione ha manifestato con scroscianti applausi il proprio consenso all'iniziativa. L'iniziativa, partita su iniziativa della poetessa Cosetta Taverniti di Pazzano, è stata patrocinata dal Comune e sostenuta da tutte le associazioni del nostro paese, comincio da me, la Proloco, la parrocchia e quant'altro. Che dire, è stata una serata piacevole che ha avuto anche delle punte di eccellenza, quando ad esempio hanno recitato in modo particolare i poeti dialettali di Africo, i due favasuli, in modo particolare Giovanni ha pure allietato la serata cantando un paio di canzoni del suo repertorio tradizionale. Ecco, un'iniziativa che si è fatta per la prima volta, speriamo che venga ripetuta anche il prossimo anno e noi come amministrazione abbiamo tutte le intenzioni di perseguire questa strada. Una serata all'insegna della poesia, un evento riuscitissimo con la partecipazione di tanti illustri poeti del comprensorio. Sì, è stata un evento molto bello. Abbiamo avuto la fortuna di avere dei poeti di notevole spessore, riconosciuti a livello regionale e non solo, soprattutto un pubblico molto attento e composto. È stato ricordato il poeta Giuseppe Coniglio e la poetessa Ada Saffo Sapere. Per me è stato un onore perché soprattutto a distanza di 13 anni dalla sua scomparsa la sua figura è ancora molto sentita e allo stesso tempo è stato emozionante sentire la sua voce che soprattutto tra la sua gente. Di Ada Saffo Sapere noi pazzanesi conosciamo ben poco e sarebbe necessario secondo me educare proprio la gente alla figura di questa poetessa riconosciuta anche nei paesi esteri. Il mio augurio è che questo non sia un evento occasionale, ma sarebbe bello che si istituisse proprio un concorso di poesia perché il 10 agosto del 2010 l'amministrazione comunale l'ha organizzato, ma poi col tempo insomma non c'è stata una continuità. E durante questa serata mi ricordo che lo scrittore e giornalista Claudio Stillitano riportò una conversazione tra lui e il nonno, il quale diceva che ogni qualvolta muore un poeta nasce una stella e che sarebbe stato necessario secondo lui istituire proprio la giornata di San Lorenzo come la giornata dei poeti. Un libro su Ulisse, altro appuntamento culturale all'ex convento dei Minimi di Roccella Ionica.
Il libro si chiama Ulisse in Italia, Sicilia e Calabria negli occhi di Omero. L'edizione italiana di un libro tedesco che è stato pubblicato in 4 edizioni, la prima già in 1968, l'ultima in 2009 e adesso 2017 in italiano. Che configura, fa pensare ad una geografia di luoghi, diciamo del lago del Mediterraneo in un tempo così antico, perché dobbiamo parlare dell'VIII secolo a.C., e l'arrivo probabilmente in queste contrade, come pensa il professor Wolf, o ancora diciamo ragionare e discutere se tutto sommato dobbiamo spostare questa avventura. Ma questo è naturale, perché quando si tratta di scienza le ipotesi, si sa, contraddistinguono l'itinerario e il cammino della ricerca. Eccoci all'agenda, i caffè artistico-letterari, presentazione del libro Il mio mare, un racconto di Aldo Mantineo, l'appuntamento è a Roccella Ionica venerdì 30 di agosto alle ore 19, Porto delle Grazie. Fiera Santa Maria di Porto Salvo, alla Marina di Siderno, nel contesto socio-economico della Calabria dell'Ottocento, Siderno Marina, Piazza Municipio, 31 di agosto alle 20:30. Il 30 di agosto a Monasterace, 18:30, presentazione del libro Ricordi e una vita da Cummari Michela di Michela Origlia. Appuntamento in Piazza Duomo, ripeto, a Monasterace. Adesso l'agenda in grafica. Mentre il 31 agosto a Luzzi, concerto di Povia. Il 7 settembre alla Mezzia Terme, Albano in concerto. Mentre il 14 settembre a Catanzaro avremo Michele Zarrillo in concerto. E per finire, il 15 settembre a Roccella Ionica, concerto di Cosimo Papandrea. I titoli dei giornali. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, prime pagine dei quotidiani calabresi. Sanità autonomina all'ASP, polemica, l'ennesimo paradosso del decreto Calabria, il sindacato testo firmato da se stessa. Esposto della Guilli contro il provvedimento con cui Elga Rizzo si dichiara reggente a Catanzaro. A proposito di sanità, ancora altre news, l'elenco dei dirigenti approvato dalla giunta regionale, poi la politica con l'intervista all'interno al giovane esponente del Carroccio della Lega Vincenzo Sofo, che appare in questa foto. La Lega è il vero motore, dice Sofo, e rivendica la scelta del candidato governatore. E poi la crisi di governo Conte Bissi, sì di PD e 5 Stelle, oggi l'incarico ancora all'ex premier Giuseppe Conte. Regionali, Zingaretti apre i 5 Stelle anche in Calabria, Oliverio va avanti e rivendica i suoi meriti, quindi Nicola Zingaretti, segretario nazionale del Partito Democratico. Nel Vibonese, emergenza cinghiale, un piano sperimentale per quanto riguarda la politica, vedete a Reggio la politica del Tengo Famiglia, un ponte tra comune e regione, Parentopoli all'interno di Palazzo Campanella, mogli, mariti, figli e nipoti contrattualizzati dentro strutture e gruppi regionali. E ancora Locri dei rifiuti, gli enti sono morosi, niente stipendi, e alla Mezzia sequestrata parte di una discarica. Ci fermiamo qui, non ci sono altre notizie importanti per quanto riguarda il quotidiano del Sud, restituiamo la linea alla nostra redazione. Il tempo che farà in Calabria. Continua l'alta pressione in Calabria con nuvolosità irregolare soltanto nel tardo pomeriggio, con possibile piogge soltanto nelle zone montuose, ma il sole splenderà nella prima parte della giornata. Le temperature sono in diminuzione. Tutto per questo giornale, grazie, riepilogo. Elezioni in Calabria, Zingaretti apre intese con Movimento 5 Stelle per le regionali, Calabria capofila, il leader del PD detta una nuova linea. Il centrodestra si ricompatta e trova inocchiuto il suo leader naturale. Il suo tour elettorale in Calabria prosegue.
Sta per cominciare un nuovo anno scolastico, il dirigente dell'Osservatorio Diritti sui Minori Regione Calabria attenziona sui diritti ai diversabili. Criticità ambientali in molti centri, Gioiosa Ionica, Camocelli, il fai da te da parte degli abitanti residenti locali. Disagi ambientali a Gioia Tauro, sulla spazzatura interviene il sindaco della comunità Aldo Alessio. Medambiente e gli abibongi impegnati nelle pulizie della plastica lungo le strade della vallata dello Stilaro.